dubbio, eh. Se consigliere Bartalucci. Sì, semplicemente per riportare quello che è stato il dibattito in commissione su questo punto. Su questo punto l'ufficio ci ha spiegato in commissione, come del resto ha fatto anche stasera, che la scelta del 10% deriva da una valutazione di opportunità. Di opportunità tentando di conciliare la finalità sociale con la fattibilità tecnico finanziaria dell'intervento. Poi si può mettere anche il 20%, anche il 30%, se poi nella realtà fattivamente, concretamente non si riesce, come dire, a suscitare questo strumento, a realizzare, a stimolare, come dire, proposte da questo punto di vista, non si è fatta un'operazione semplicemente di perfezionismo da un punto di vista politico e torna, però è astratta in senso lato. Io credo così, ma molto fermamente, che questo probabilmente non è lo strumento idoneo. Io credo che la misura del 10% sia una misura opportuna e contempera, per quanto riuscirà a suscitare, diciamo, nel mercato. Credo che gli strumenti per andare nella direzione di sviluppare questo tipo di edilizia, diciamo, cogliendo esigenze concrete che ci sono, diciamo, nella popolazione, soprattutto giovani, immigrati, non possa prescindere da interventi più strutturali, come mi pareva anche Gabriele Bini facesse riferimento. Io credo ci vorranno interventi a carico anche della fiscalità generale. L'edilizia residenziale pubblica in questo paese bisogna che trovi a un certo momento dei canali di discussione per approvare concretamente. È chiaro che noi questo dibattito sicuramente lo collocheremo in un ambito più generale, più ampio e più fattivo in modo concreto all'interno di una discussione più generale che, come diceva il sindaco, ci apprestiamo a fare nei prossimi mesi. Però credo che la proposta del 10% rappresenti il contemperare un giusto equilibrio, poi poco importa se c'è un comune, che vuol dire anche il comune a maggioranza del centro-destra che ha il 40%, dipende dal contesto sociale in cui si opera. È chiaro, probabilmente indipendentemente da chi governa, se ci sono situazioni sociali, una domanda che va in questa direzione, per cui anche interviene anche l'operatore privato, l'impresa ha interesse a fare questo tipo di interventi, allora va bene anche i 30, i 40 o forse anche di più. Credo che per la tipologia empolese il 10% sempre, probabilmente c'è bisogno di più, però qui si deve parlare in termini di contemperare l'esigenza, perché non si sta parlando di edilizia residenziale pubblica, si sta parlando di un intervento di edilizia privata che deve tendere dal nostro punto di vista a suscitare l'accoglimento di una domanda. Quindi poco o tanto, sarà poco, sarà tanto, noi pensiamo che il 10% sia la giusta misura e quindi da questo punto di vista daremo il nostro voto favorevole. Grazie. Ci sono altri? Mulasse. Io in merito a questa osservazione io mi asterrò, perché premesso che su questi argomenti sto cercando di informarmi, non è che sia molto semplice riuscire a comprendere tutti gli aspetti e ancora faccio molta difficoltà, devo ammetterlo, però penso di aver capito che questo non sia lo strumento adatto per fare questo tipo di modifiche e serva un piano strutturale, a quello che ho capito io. Così ho detto, beh, sì. Però nel merito sono d'accordo con l'aumentare lo spazio destinato a residenze pubbliche, all'edilizia residenziale pubblica, in quanto credo ce ne sia grossa necessità nel nostro circondario, soprattutto anche nel comune di Empoli, e credo che una simile iniziativa vada proprio a beneficio di queste popolazioni, di queste persone che fanno parte delle fasce più deboli della nostra società e hanno anche un effetto calmierante nei prezzi, soprattutto degli affitti, in quanto mettendo sul mercato dei più appartamenti a canone basso, si ha un effetto sul mercato di abbassare anche i prezzi degli altri affitti, dando un beneficio alla collettività. Quindi credo
che, visto che anche in altri comuni è previsto il 30%, possiamo arrivarci anche noi magari gradualmente, ma diamo inizio a questa procedura. Grazie. Ci sono altri? Tenterò di essere breve, sono d'accordo con Di Mulas solo per il fatto che non mi astengo proprio per questo motivo. Se in qualche modo si reputa opportuno che questa percentuale vada alzata, e penso anche Di Mulas sia concorde, voterò contrario, se non ho capito male, a quello è il parere comunque dell'ufficio tecnico, e quindi a favore della valutazione era stata fatta appunto da il gruppo di Morini e Petillo e Cittadini per Massimo Marconcini. Bene, grazie. Ci sono altri? Grazie. Sì, non è questa la sede adatta per parlare, come dicevano i colleghi, di queste cose, però visto che tutti sono intervenuti, anche noi come gruppo sosteniamo che l'edilizia popolare vada incentivata nella nostra città, perché le esigenze sono molte, e per cui anche noi voteremo contrari al parere dell'ufficio. Grazie. Sì, io esco un attimo dal coro su un aspetto. No, perché io spero, non voglio certamente, lungi da me, offendere oppure, come dire, mettere in dubbio il lavoro dell'ufficio, però quando si legge, questa è una mia opinione naturalmente, nelle controdeduzioni, l'innalzamento di tale quota, perlomeno nella fase di prima applicazione, non appare opportuna, anche perché escluderebbe dall'incentivo una fascia di operatori privati. Questo io lo ritengo, diciamo, un qualcosa che va oltre il parere tecnico, e questo quindi ci legittima anche a delle osservazioni più politiche. Poi va bene, si è visto, questo consiglio si è preso occasione di qualsiasi cosa per parlare di altro, quindi non ci sarebbe neanche niente di strano, però su un argomento come questo, su un'osservazione come questa, tra l'altro che io non ho neanche contribuito ad estendere, non c'ero quando è stata presentata, ma che condivido, io penso che ci debba essere una riflessione e magari anche, come dire, un impegno da parte di questo consiglio, indipendentemente da quello che sono, diciamo, i recinti nei quali deve agire il parere dell'ufficio, e quindi conseguentemente l'atto che si deve andare si sta esaminando e sui quali si deve esprimere. Però noi voglio dire, si può prendere un impegno anche come consiglio e voi come maggioranza, un impegno che si deve in qualche maniera insomma concretizzare, perché la questione che è oggetto di questa osservazione è una questione che stanno affrontando in altri comuni con grande difficoltà, non soltanto nel nostro, e in molti casi viene affrontato in maniera molto, molto articolata e anche molto controversa. Mi riferisco per esempio, e qui si parla di, per intendersi, si parla della zona grigia, di tutti quei soggetti che, diciamo così, paradossalmente e un po' ironicamente va detto, sono troppo ricchi per le case popolari, ma sono troppo poveri per andare sul libero mercato. Ora, certamente la nostra zona non ha quegli eccessi, perlomeno a Empoli, poi altre zone, e poi anche con l'università, insomma, andrebbe rivisto tutto quello che sta succedendo. E qui io mi esprimo come gli altri compagni hanno parlato prima di me, consiglieri Bini e Petrillo, e sarebbe bene, magari lo solleciteremo noi con un'interrogazione o con una richiesta di fare un consiglio comunale ad hoc, l'assessore alle politiche abitative, che qualcosa, insomma, non sarebbe male se ci dicesse.
su questo, su quella che è la situazione.